Eccoci qui, benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo, Massimo Privitera, direttore di colonnesonore.net. Ciao Ciao. Marco. Allora, questa volta l'ospite del compositore della nostra puntata è Stefano Caprioli, veneziano, come si userebbe, come direbbe Massimo dopo quando ci farà il suo profilo. Stefano è un compositore interessantissimo, peraltro con una carriera direi decisamente corposa. Io mi ricordo gli inizi, ad esempio, con Pupi Avati, ma insomma, ce ne parlerà meglio Massimo. Allora, come dicevi tu, veneziano di nascita, classe 1962, diplomatosi al Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, in pianoforte, diplomatosi in pianoforte. Compositore molto eclettico, che ha abbracciato diversi campi, dal teatro, ha iniziato a lavorare con Lando Buzzanca, Gigi Proietti, Massimo Ranieri. Poi addirittura è finito in televisione a fare Domenica Inn con Paolo Bonolis e poi con Paolo Limiti. E però ha conosciuto il mondo delle colonne sonore grazie a Nicola Piovani, perché ha suonato nelle colonne sonore dell'Intervista, del Good Morning Babilonia, La voce della luna e La messa è finita. Quindi comunque ha lavorato sia con Fellini che con i Fratelli Taviani. Poi ha esordito nel mondo del cinema con un regista di un certo livello, Giacomo Campiotti, nell'88 col film Corsa di Primavera. Okay, vado un attimino a memoria. E poi ovviamente un sodalizio per alcuni film con Pupi Avati, come accennavi tu all'inizio. Tra l'altro Pupi Avati era Dichiarazione d'amore del 94 e lo stesso anno L'amico d'infanzia. Sì, ne ha Poi fatti ha due nello stesso lavorato anno. anche... infatti, ha lavorato anche con molto in televisione, nelle fiction, con Fabrizio Costa, ne ha trattate tante, poi ci racconterà lui stesso. Però è un compositore dello stile molto variegato, abbraccia l'elettronica, abbraccia molto il sinfonismo, ha dei temi orecchiabilissimi, quindi è un po' la classe di quelli degli artigiani di una volta, della musica applicata alle immagini. È una persona di notevole interesse che, d'altronde, se lo trattiamo, vuol dire che ha una certa possenza. Allora, grazie di questo quadro. Allora, andiamoci a sentire l'intervista con Stefano Caprioli. Ciao Massimo. Ciao Marco, grazie. Benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. È qui con me, eccolo, ne abbiamo parlato prima nell'introduzione, Stefano Caprioli. Ciao Stefano. Ciao Marco, benvenuto a te. Bene, allora, dunque, nell'introduzione abbiamo parlato un po' di te, di tutte le cose che hai fatto. Sai che noi partiamo dal profilo di MDB e te ce l'hai, diciamo, ecco, piuttosto corposo, come dire. Quindi allora, bando alle ciance, comincio subito con la domanda che faccio sempre a tutti all'inizio, che è questa. I tuoi esordi, ma proprio come musicista, da ragazzo, com'è che ti sei avvicinato alla musica? Che musica ascoltavi? Che tipo di formazione hai avuto? C'è chi viene dal conservatorio, chi viene dalle cantine, chi viene da una famiglia d'artisti? Tu? Dunque, Stefano Caprioli nasce nel 62, quindi strategicamente mi trovo ad avere 10 o 11 anni negli anni in cui comincia il meraviglioso decennio del progressive, ma anche del cantautorato e di tutto quel periodo musicale che è stato, secondo me, ancora fantastico. Parliamo di pop, ovviamente, parliamo così, di musica più leggera. Poi invece no, invece a 9 anni comincio lo studio del pianoforte, un po' forzato a dire il vero, cioè mia madre faceva piacere vedere un bambino così che suonasse il pianoforte, eccetera. Una battaglia comunque per riuscire ad avere un pianoforte a casa, non c'erano ovviamente tastiere elettroniche, per cui o si aveva il pianoforte o si faceva chitarra o altri strumenti. Quindi entra questo pianoforte. E da lì non è più uscito, nel senso che io ho fatto un anno o due privatamente e poi a 11 anni sono entrato al conservatorio. Quindi la mia anima, diciamo classica, rigorosa degli studi accademici, veniva contrastata quotidianamente dalla passione poi per le band, gruppi e
tutto quello che si poteva fare. Quindi la mia formazione è veramente, Marco, assolutamente globale. Facci un po' qualche nome, facci un po' qualche nome di rock, cantautori, prog. In realtà, essendo veneziano, ti devo dire Le Orme sicuramente. È lì che volevo andare a finire. Sicuramente ci ha segnato Amico di Ieri, quelle canzoni che comunque avevano questa forma così un po' di suite. E da lì la Premiata, le prime cose della Premiata, per quanto riguarda l'Italia, e naturalmente successo travolgente allora dei Deep Purple, dei Grand Funk, che ne so, tutte queste cose qua, senza contare i progressi. E quindi niente, di giorno studietti e Bach, e il pomeriggio, la sera invece gruppi, Judy, hard rock. Allora poi la musica aveva anche dei nomi diversi, cioè c'era il jazz rock. Il jazz rock, certo. Attualmente non so come sia traducibile, dove lo trovi nel negozio di dischi. Fusion, adesso un po'. Fusion, world music. Esatto. Senti, invece, andando sui compositori invece classici, ecco, in quell'ambito qual è quelli che ti hanno più formato? Dunque, a me veniva molto bene il Novecento, veniva molto bene Scriabin, per esempio, che è questo musicista anche un po' trattato male, forse perché pianisticamente ha dato molto di più di quello che avrebbe potuto dare invece nella musica orchestrale, e quindi è rimasto un po' di nicchia, è rimasto un po' per pianisti, però sicuramente quello. Bach, che ancora adesso è il mio compagno di avventura tutte le mattine per riuscire a evitare problemi di artrosi precoce alle mani, e anche per il piacere proprio della mia quadratura quotidiana della vita. Quindi è un buon esercizio, sia pianistico che... Essendo nato pianista in un conservatorio, quello di allora, il pianista quasi non doveva essere contaminato dalla musica d'insieme, dagli altri strumenti, per cui si studiava pianoforte, si ascoltavano strumenti, si ascoltavano concerti di pianoforte, si andava a vedere concerti di pianoforte. Noi di nascosto, in realtà, appunto, facevamo piccole trascrizioni delle fantasie dei Beatles, per esempio, e coinvolgevo vari amici che adesso hanno anche dei nomi antisonanti, diciamo, a fare delle suonate di musica che non fosse musica classica. Comunque di quella generazione lui di cui faccio parte pure io, effettivamente sì, cercavano di instradarci da una parte, ma noi poi andavamo pure dall'altra, e questo. Però quando mi hai parlato di Novecento, essendo tu pianista, chissà perché pensavo a Debussy, Satie, i francesi, invece i francesi sì. Mi sa che non... Mi piacevano molto, però non erano graditi molto alla mia insegnante. Io avevo un'insegnante molto, molto, molto tosta, molto dura, di quelle proprio dei cartoni giapponesi, capito? Quelle cose molto, 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 molto dura, che amava molto Debussy, ma non reputava che mi venisse bene. E ancora adesso io ho un grandissimo timore reverenziale nell'avvicinarmi. Ogni tanto mi avvicino al libro di Preludi, che sta proprio qua sopra, in giornate così un po'... Dove mi sento più forte, lo metto sul pianoforte, lo apro e dopo 8 secondi lo chiudo, perché mi è rimasta questa vocina della signora Gabriella Ghiro Gasparini, che era la mia insegnante, bravissima per carità, che mi diceva no, queste cose bisogna essere un po' più seri, io ero un po'... quello che tu mi conosci, Marco. No, è bello che a distanza di anni però la senti ancora la vocina dell'insegnante. Purtroppo la signora ci ha lasciati credo 3-4 anni fa, è vissuta moltissimo in realtà, ha superato i 90 anni, ed era una bravissima didatta e pianista, ma era veramente una persona molto molto dura. Questa signora alta, magra, lunga, con questa faccia sempre abbronzata anche a gennaio, so come facesse perché non c'erano lampade allora, comunque non le usava,
E quindi niente, diciamo che era molto severa. E il mio approccio, semmai, ecco, per esempio, Martucci, che era quest'altro musicista pressoché sconosciuto, e c'è questa fantasia Opera 51, che se non conosci ti invito ad ascoltarla, che era un pezzo fuochi d'artificio, perché ha questo inizio travolgente, una facciata, no, di quelle un po' vivaldiane, dove succede di tutto, poi invece nella parte centrale dice, vabbè, scusate, forse ho esagerato, e si sviluppa tutta una cosa molto di sonorità, molto di ricerca di armonie, ecco, quello mi è sempre piaciuto. Non sono un jazzista, non mi sono mai sentito, anzi ho anche è forse l'unica così dolore che io ho, è quello di essere forse stato mai accettato, perché allora i jazzisti erano assolutamente all'opposto di chi studiava musica classica, quindi non eri ben visto quando, se tu ti avvicinavi al jazz, ma eri all'ottavo anno di pianoforte negli anni 70, non eri molto. No, no, no. Ti dicevano, vabbè, tu sei ricco, c'hai i soldi, cioè, beh, ancora c'era questa visione così del jazz come una cosa. Però ecco, questa, ho sempre amato comunque la ricerca di armonie, di sonorità, però rimanendo appunto in un'idea classica, sinfonica, abbastanza Senti, tradizionale. un'altra cosa, a differenza di altri compositori che si dedicano esclusivamente alla composizione, ho visto che tu, soprattutto all'inizio, come posso dire, lavoravi anche molto appunto come pianista, immagino anche come tastierista e via discorrendo. Adesso, uno lo fai ancora, lo fai solo per te e per quello che scrivi? O è proprio un capitolo, in qualche modo chiuso? Dunque, no, nelle cose che scrivo assolutamente sì, ma non per mancanza di fiducia o altro, semplicemente perché il pianoforte, come sai, forse è la cosa più complessa da scrivere quando si fa la partitura, e spesso si fa una preproduzione magari in elettronica, per cui diciamo, per voler fare le cose per bene, noi il pianoforte ce lo puliamo con i nostri suoni, con le nostre sonorità e suggestioni. E quindi diciamo, ho sempre preferito suonare io ogni intervento, sia di pianoforte che di tastiere. Sì, no, all'inizio, quando sono piombato a Roma, ho cercato sull'elenco telefonico il numero di Nicola Piovani, perché avevo visto un backstage su Ginger e Fred in televisione poche sere prima. Mi incuriosiva molto questo modo di lavorare, e allora ho cercato proprio sull'elenco telefonico Nicola Piovani, l'ho trovato, mi ha risposto, Che parliamo dell'80. è Sì, bellissima questa cosa. quando la Adesso racconto la gente non ci crede, oppure mi guardano con un'invidia profonda e Giovanni incredibile. Nicola, Sì, così è andato. E niente, sono andato in studio da lui, credo la mattina dopo quasi, e mi ha dato questo appuntamento. Era l'85, quindi prima degli Oscar, eccetera, era nel pieno periodo Fellini, e Nanni Moretti, Taviani, e stava preparando una serie di Magni, che era il generale su Garibaldi. E quindi dice: senti, Caprioli, facciamo la corta, mi vuoi dare una mano? Perché qua io devo fare tutti i temi, devo orchestrarli, eccetera. Dovrei fare le versioni lente. Se io ti do un brogliaccio, mi fai tu l'arrangiamento mi butti giù gli archi. Io sono rimasto totalmente così, senza parole, e ho detto sì, certo. Uscendo, tornando a casa, cioè, mi ha chiesto di fare una cosa che io avevo fatto pochissime altre volte prima, ma che ovviamente ero in grado di fare, e che quindi ho accettato. E da lì è cominciato un sodalizio, sia nella scrittura di piccole cose, piccole cose, ma soprattutto come pianista e arrangiatore, e scusa, tastierista. Quindi io, sai, erano fine anni 80, quindi in piena evoluzione di expander, di suoni, eccetera. E Nicola, che Piovani, che è molto tradizionale, anche se ha attraversato
tutti gli anni anche lui del pop e della musica commerciale, sì, diciamola così. In realtà poi lui ha una visione delle tastiere molto rigorosa, cioè per lui le tastiere sono sempre state pianoforte, clavicembalo, celesta, che la prima volta che ho visto una celesta che non fosse in una chiesa è stata facendo dei turni alla mitica Forum con il maestro Piovano. E quindi diciamo l'ho incuriosito nell'uso di sonorità elettroniche, e allora c'erano appunto questi meravigliosi Expander GEV 1080 della Roland, per esempio. Sì. Quindi l'ha introdotto al mondo del... Direi di sì, ho questa responsabilità. E quindi da lì poi tutte le avventure teatrali, la cantata del Fiore del Buffo, Signor Novecento, e tutte le cose molto belle che abbiamo fatto con Nicola. Poi e da lì, devo dire, la grande generosità del maestro Piovani, che appena si è trovato ad avere la possibilità di darmi un film, che lui non poteva fare, perché lui è veramente... erano anni in cui ne faceva uno al mese di film, anche di più a volte, e mi disse: Stefano, te la senti di fare il tuo primo film? Come, perché sei pronto, secondo me. È un altro periodo, Marco, era, diciamo che ho vissuto una favola, quella della... Ma dai racconti anche che mi ha fatto lo stesso Piovani, mi sembra che era un periodo quello dove non c'era, diciamo, la tensione, lo stress che c'era adesso, e poi c'era lavoro, appunto, mi dici, un film al mese faceva, adesso nessuno fa un film al mese, quindi è impensabile proprio. Senti, ma che film era questo che ti ha donato? Era Corsa di primavera di Giacomo Campiotti. Che era il primo film anche per Giacomo Campiotti, peraltro. Allora facciamo il giochino di MDB, mi trovo proprio davanti al tuo MDB, no? E una cosa che vedo appunto come i tuoi esordi cinematografici sono appunto Corsa di primavera, peraltro con un'amica in comune che abbiamo, che è Giusy Cataldo, l'attrice, poi dello stesso Campiotti nel 94 fai Come due coccodrilli, e poi vedo due film sempre nel 94 che per te è stata un'annata fantastica, di Pupi Avati, L'amico d'infanzia e Dichiarazioni d'amore. Parlaci un po' anche, ecco, in questo caso di Pupi Avati, come è nato questo rapporto, insomma. Allora, la storia è anche lì, cioè entriamo direttamente nel... quasi in aneddotica favolistica, cioè Giacomo Campiotti era amico nonché compagno di studi nella scuola di Ermanno Olmi di Maurizio Zaccaro. Sì, allora, anche un altro. Giacomo Campiotti si era trovato molto bene in qualunque attività commerciale. Diceva: ho comprato un cappotto lì, bellissimo, vai a vedere perché ci sono dei cappotti per tutte le taglie. Cioè, esattamente con questo meccanismo, un giorno mi chiama Zaccaro, Maurizio, bravissimo regista peraltro, sì, che anche lui era il suo primo lungometraggio, però era un lungometraggio scritto da Pupi Avati. Ecco. E che era Dove comincia la notte. Mentre Pupi girava Pix, negli scarti di tempo, per non buttare via niente, usavano lo stesso set per dare la possibilità a Maurizio Zaccaro di realizzare questo film, horror, e sono entrato così nella grande famiglia Avati, meravigliosa. Io ho dei ricordi splendidi ancora adesso. Non più tardi di ieri ci siamo sentiti con il maestro Avati. Diciamo che forse le parole più belle in assoluto sulla mia musica sono uscite da lui. Le storie poi te le dico per come sono andate. Allora, per quanto riguarda L'amico d'infanzia, Dichiarazioni d'amore, il film era finito ed era fatto tutto con musica di repertorio, ed è un bellissimo film poco conosciuto, per la verità, di Avati, sulla sua infanzia, adolescenza bolognese, ed era completamente coperto di musica di repertorio anni 30-40, se non che aveva usato in alcuni momenti del film
il mitico adagio per archi di Barber, di Samuel Barber, convinto, come si usava allora, perché di poter avere poi i diritti sia della partitura che dell'esecuzione che aveva usato, che del master. Ovviamente questo non è accaduto, e a 10 giorni dal mix, ti giuro, del film, mi chiama Antonio Avati, il fratello, e mi chiede, grande produttore, persone simpatiche, cordiali, eccetera, quale veramente è sempre un piacere trovare. Sostanzialmente mi chiese se io gli potevo fare in 2 giorni un adagio di Barber, e ovviamente cerchi di dire, vabbè, cerchiamo di distanziare, non distanziarti neanche da Campbell, deve essere proprio quello. In realtà io poi riesco a creare un pezzo, per fortuna, autonomo, con quello spirito, e invece che metterlo in quelle 2 scene, quindi invece che avere quei 2 minuti di adagio di Barber Caprioli, nel film l'abbiamo montato, credo, almeno per 25-26 minuti. Provavamo ogni giorno a mettere in una scena diversa questo pezzo di nastro magnetico con quella musica, e funzionava sempre. Pian piano cominciavano ad andare via Bixio, Cherubini, tutte le cose che aveva, tutta la musica di repertorio che lui aveva acquisito da... quindi si sperimentava, e Pupi rinnovò la mia fiducia nel darmi poi questa possibilità, con l'amico d'infanzia, altro film americano, e la possibilità di fare una colonna sonora intera, originale. Andando avanti, vedo questo tuo sodalizio artistico con Fabrizio Costa. Praticamente dal 2002 al 2006 io ho visto che avete Storia di guerra e d'amicizia, Meucci, La freccia nera, L'uomo che rubò la Gioconda, Sacco e Vanzetti, Cime tempestose, La cittadella. Una domanda. È stato un periodo meraviglioso, e io lo chiamo il periodo Titanus, nel senso che sono stati gli ultimi anni della grandiosità della casa Titanus, e c'era il grande produttore Goffredo Lombardo. L'incontro con il produttore Goffredo Lombardo fu fantastico, perché io entrai in questa produzione Storia di guerra d'amicizia tramite Renzo Arbore e il maestro Mazza, con i quali stavo collaborando per tutta la parte televisione, che qui c'è anche tutto un altro capitolo, è un altro capitolo. E quindi in qualche modo dovevo partecipare alla realizzazione di questa colonna sonora, e presentatomi a Goffredo Lombardo, e mi guardò così con questo I have emotion, accento napoletano, e giovane Caprioli, ricorda di qua dentro sono entrati, e ha cominciato a snocciolare tutti i musicisti più importanti, da Nascimento Bene, che te devo dire, Morricone stesso, eccetera. Per metterti a tuo agio. in questo ufficio che era pieno zeppo di cani di ceramica, se non ricordo male. Era pieno di queste statue, veramente era un film già quello, e mi disse: se io sento le prime cose che non sono buone, giovani Caprioli, amici come prima, non voglio perdere tempo, e ci siamo trovati meravigliosamente bene. Non solo, ma quest'uomo di 90 anni era di una modernità assoluta, e ha accettato, condiviso di buon grado degli esperimenti che mi suggeriva il pazzo Fabrizio Costa. Fabrizio Costa era lui che mi provocava e mi diceva: guarda, stiamo facendo, che ne so, quando ci siamo trovati a fare Cime tempestose, tutto in costume, io qua voglio una chitarra elettrica, ma anche con la cittadella, voglio, tu devi pensare Atom, Earth Mother dei Pink Floyd, io voglio una colonna così. Ho detto: ma bisogna riuscire a farla passare, tu non ti preoccupare. Quindi andavamo, Goffredo Lombardo ascoltava questi provini musicali e diceva: io non ci capisco niente, ma questa cosa mi emoziona, quindi andate avanti pure con questa linea. È importante quello, eh? Eh sì. E da lì diciamo, è nata un po' questa amicizia con Fabrizio Costa, con quale abbiamo fatto cose molto molto belle, anche Sacco e Vanzetti. Con Rubini e Fantastichini era
un film bellissimo. Fabrizio Costa, secondo me, probabilmente in un altro paese, in un altro momento, sarebbe uno dei registi più bravi, più quotati a livello mondiale. Veramente una persona di una sensibilità, ha un talento incredibile. E soprattutto è un regista che chiede al musicista: non fammi una musica tipo questa solamente, ma io vorrei una cosa che abbia questi colori e tu li devi mettere insieme. Che non è poco, eh? Non è poco. Come sai, non è poco per niente. Assolutamente proprio. No. Senti, allora, mi è fatto venire in mente una frase di Zappa che girava qualche tempo fa e che lui sosteneva che la storia della musica, della migliore musica registrata, quella discografica, derivava da produttori col sigaro in bocca che non ci capivano più, erano assolutamente nulla di musica. Non so se l'hai mai letta. L'ho letta e l'ho trovata geniale. Geniale. Perché è così. Io sono assolutamente d'accordo con me. E quando poi sono arrivati invece i tra virgolette fighetti, quelli che invece i manager eccetera eccetera, la musica sono assolutamente d'accordo, perché il produttore mi ricordo, perché l'ho notata anch'io quell'intervista, credo anche di averla condivisa o postata, ma girava, ecco, perché l'ho trovata geniale, assolutamente geniale. È così, cioè il diciamo l'intuito, il fiuto anche per il soldo, anche per, per l'esperimento commerciale, no? Che c'era forse più una volta di oggi, faceva sì che al posto di comando ci fossero degli, diciamo, imprenditori o comunque dei personaggi, spesso e volentieri non avevano alcuna competenza o ne avevano poca e lo dicevano, quindi è assolutamente così. Senti, vado avanti dopo questa parentesi zappiana. C'è un Tutti per Bruno, che è una serie con cui nella quale io ti ho conosciuto, poi purtroppo non ho continuato a lavorarci, ma me la ricordo come una colonna sonora splendida di questa serie televisiva che purtroppo anche non ha avuto un grande successo, quello che meritava. Mi ricordo che c'era Gabriele Mainetti addirittura tra i protagonisti attori, non come regista. Ma musicalmente era divertentissima, energica, R&B, funk. Mi parli un attimo di quella colonna sonora lì? Tu l'hai proprio vista nascere, hai partecipato appunto in veste di consulente, hai visto e avuto la fortuna insieme a me di provare a sperimentare una cosa anche lì assolutamente folle. Questo studio ricavato, come ricordi, nella sala congressi di un hotel sull'Aurelia, purtroppo adesso non c'è più, credo non esista più, e quindi avevamo due chitarre elettriche, tre fiati, un tratto musicisti di primo ordine, ricordi, avevamo fatto proprio una scelta meglio che c'era sulla piazza, però spronati da soprattutto da Stefano Vicario, che era regista, un po' da questa scelta di voler fare questa cosa elettrica, rockara, blues, e abbiamo fatto questa cosa fantastica, dove invece che lavorare a sovrincisioni, ecco, facendo la solita, preparando la ritmica, poi chiamando questo, suonavamo insieme. Io mi ricordo quest'Hammond che c'era, bellissimo proprio. C'era Brunetti, c'era Michalitti, c'erano il meglio dei musicisti che offre Roma ancora adesso. Alcune cose erano scritte per intero, altre erano, come si usa in questo genere, prepari dei chorus, metti giù delle sigle, degli accordi e lasci la libertà di... Ho rivisto l'inizio, ti ricordi, c'era la rapina di questi cialtroni, e c'era un lavoro musicale fantastico. Bellissimo. Allora, andiamo... infine a tutto il periodo Ares, Alberto Tarallo e Rivoli Vari. Abbiamo parlato adesso di una musica molto energetica, funk, rock, blues e via dicendo, mentre diciamo che sulla produzione questa di Ares è venuto fuori
anche il tuo aspetto melodrammatico, come in qualche modo, sì, anche perché lo richiedeva, appunto, le produzioni di Tarallo normalmente sono in quella linea. Ecco, che cosa ti ha portato a te come compositore l'esperienza, correggimi se sbaglio, allora Sangue Caldo, Pupetta, immagino, Il Coraggio e la Passione, sì, Furore, Il Vento della Speranza, e immagino altri, no? Non so se non è stato, sì, mio figlio e anche quello Ares. Sì. Ok. Dici un po'. Ma diciamo che per me è stata una cosa enorme, meravigliosa, con una possibilità incredibile anche di sfarzo, di utilizzo di orchestre enormi. Abbiamo registrato nelle migliori sale d'Europa con le migliori orchestre, quindi un'opportunità, Marco, che tu sai, per noi abituati a ridurre sempre di più, ad avere questi problemi di costi, ma sai, non si guadagna più come una volta, quindi a togliere un clarinetto, a togliere due viole, per riuscire a... improvvisamente mi sono trovato in una situazione totalmente opposta, in cui mi veniva chiesto come cifra stilistica la grande sonorità, la grande orchestra. Prima di me e contemporaneamente a me, diciamo, aveva aperto la pista al lavoro sicuramente Savio Riccardi, che, certo, è un compositore che per certi versi ci somigliamo anche su questa vena un po' della grande melodia anni 50, e quindi in realtà mi sono inserito in un meccanismo che era quello, appunto, delle grandi produzioni di Alberto Tarallo e di questa casa di produzione che allora produceva moltissime di queste cose. E ripeto, avere la possibilità di scrivere il temone e sentirlo realizzato con un'orchestra di quelle dimensioni, è una gioia, una soddisfazione. Sono soddisfazioni. Beh, sì, perché quello poi rimane, cioè sono cose che rimangono sempre. Ma soprattutto mi ha dato la possibilità di sperimentare e di inventare dei sistemi senza artificiosità, e creare delle colonne dove convivano sonorità elettroniche e orchestre, che adesso forse anche di tendenza è diventato normale, ma 10-15 anni fa non lo era per niente ancora. E ti devo dire, forse una delle produzioni in cui questa cosa mi è riuscita meglio, penso sia I Segreti di Borgo Larice, che è un'altra serie prodotta sempre per Mediaset, RTI, dove ho fatto un lavoro, grazie anche ad Alessandro Capone, regista, abbiamo fatto un lavoro di ricerca, di scelta di suoni e di melodie, dove ci sono i bei temi, le grandi melodie, ma anche, appunto, una ricerca di sonorità molto raffinata. Quindi io ringrazio. Io infatti ti volevo chiedere proprio questo, quindi I Segreti del Borgo Larice, se io ti chiedessi dimmi un tema di questo periodo, artistico che ti fa particolarmente fiero, tu mi dici quello, I Segreti del Borgo Larice? Guarda, ti potrei dire, c'era in realtà un tema che io amavo molto in una serie, questa del gruppo Ares, che era Il Sangue e la Rosa, che avevamo scelto come titoli di coda, e credo che il titolo fosse Rospigliosi, già dà così una solennità, ed era un tema, forse una delle cose a cui sono più affezionato in assoluto, perché c'era un'integrazione perfetta tra elettronica e acustico, con un temone ottocentesco importante, supportato da tutto un contrappunto interno di tutto, di più, un lusso, una ricchezza che mi portò a lavorare veramente giorno e notte per parecchi giorni. Quello me la ricordo come una bella cosa. Me lo vado a sentire di sicuro. Rospigliosi, hai detto. Rospigliosi, sì. Come lo vedi il tuo futuro e in generale, come lo vedi invece nell'evoluzione della colonna sonora? In senso moderno, quale strade pensi prenderà?
Questa è una bella domanda alla quale io stesso in realtà non mi do delle risposte, nel senso che condivido e apprezzo ovviamente questo nuovo modo di tracciare e di raccontare per immagini che è stato lanciato soprattutto dalle serie TV e soprattutto da alcune serie TV con dei colori nord-europei o dove si racconta e dove si tende a usare la colonna sonora come fonte di emozione, stando sempre il più possibile dietro, ecco, no? Cioè, sto guardando adesso in questi giorni Babylon Berlin, per esempio, Ah, sì, e conosco. dove c'è ogni genere musicale viene usato per fare quella colonna sonora. In realtà, per certi versi, mi ricorda un po' Moulin Rouge, che forse è stato uno dei Le prime produzioni che ha sdoganato la musica qualunque, non legata per forza a quel periodo storico. Ecco. Ma la cosa che si sta perdendo e che probabilmente è giusto che sia così, lo dico per me so, è una fonte di sofferenza, ma la cosa che si va perdendo è sicuramente i temi, la natura stessa, se vuoi, melodrammatica della colonna sonora, cioè l'abbinamento, per esempio, del personaggio al tema, il leitmotiv, quello che era il gioco di incastro e di tessitura dei vari temi che venivano individuati, associati ai personaggi, alle situazioni, questo credo sia destinato a soccombere. Non pensi che questo possa essere dovuto all'avvento del digitale che ha dato la possibilità di fare tutte le combinazioni possibili di musica e Assolutamente. immagine, e quindi dando la possibilità magari al montatore o allo stesso regista di poter fare esperimenti bypassando il compositore? Può essere? Quindi in realtà ti sei risposto da solo. La risposta è sì, il rischio c'è, però è vero anche che Avid e questi strumenti meravigliosi danno una enorme possibilità di sperimentare. Sì, è vero che a volte arriviamo al montaggio del film che è stato completamente coperto di musica provvisoria che magari non è nostra, ma che è presa da dischi americani con un'orchestra dei 140 elementi e che noi non potremo mai realizzare, però è anche vero che c'è invece la possibilità con una pellicola muta di verificare, di provare. Anche onestamente per un regista, devo dire, perché i registi non sempre hanno questa preparazione musicale. E quindi prima si fidavano ciecamente, e infatti nascevano grandi sodalizi musicista-regista, proprio perché il regista doveva fidarsi di quello che era il suggerimento del compositore. Oggi che si può provare, che si possono sperimentare strade, eccetera. Bisogna accettare anche questo rischio. Bisogna trovare, diciamo, è importante trovare delle figure nella post-produzione con, ripeto, una grande onestà intellettuale e libertà, che però non deve mai modificare o sostituire il nostro lavoro, certamente. Il lavoro del musicista. Eh sì, perché a volte ci troviamo, come tu hai detto, hai intradetto a delle pellicole che mi fai le musiche di questo film e quel film ha già una musica perché il montatore e il regista si sono divertiti a coprirlo con delle musiche preesistenti che non potranno mai essere utilizzate perché sono già state sfruttate per altre Ma cose. magari non, ma fosse solo quello, cioè, io comunque non lo dicevo come posso dire, con polemica, lo dicevo più che altro come dire, è un fatto che sussiste, cioè non ci si può fare nulla, è così, cioè, contro il futuro non è che uno ci può andare contro. Esatto. L'unica cosa che io mi viene da pensare è che l'orecchio del musicista, dal momento che fa quel lavoro lì, appunto, lavora con la musica, è generalmente più allenato anche a comprendere, come posso dire, delle soluzioni o a capire la fattibilità di certe soluzioni. E
ma è un discorso lungo che evidentemente no. Ma questa la domanda sulla temporary track io le faccio a tutti, quindi sappi, e non c'è nessuno che mi ha detto che figa la temporary track, sì, io non ho visto uno di musicista, giusto Pipio ha detto ma sì, può essere utile come suggestione. Io non credo che sia utile mai a noi musicisti, non solo non è utile, ma inquina irrimediabilmente, è come uno sversamento di vernice bianca in un fiume pulito, cioè non ha senso. Però no, io penso che il film vada visto muto, meglio ancora se è possibile lavorare sulla sceneggiatura insieme al regista prima che lo giri o quando lo va a girare. Io quando posso amo andare sul set perché mi piace respirare quella che poi diventerà la scrivania sulla quale mi troverò a lavorare. Senti, con te bisognerebbe starci un'ora e mezza, due, ma purtroppo non è possibile. Auguro soprattutto che le serie che fai televisive poi escano anche. Uscirà presto Fratelli Caputo con Nino Frassica, una commedia, se ne fanno così poche. Molto divertente, vorremmo fare anche una seconda stagione se è possibile, guardatela tanto e fate salire questi famosi ascolti. No, la serie televisiva veramente fantastica, bella, divertente soprattutto, molto. E ce ne sarebbe bisogno adesso di un po' di divertimento, quindi secondo me sì, io infatti l'avrei vista molto bene in questo periodo ed è riuscita molto bene. Frassica, travolgente. Alessio Inturri è un regista secondo me particolarmente adatto, brillante, anche questo genere commedia. Anche le musiche di Stefano Caprioli, questo ragazzo che ho qui vicino che si farà, sono ragazzi gradevolissime, veramente. Grazie, gradevolissime, Marco. azzeccate proprio, che danno proprio il carattere a tutta la serie. Ma comunque spero che ci abbiamo messo del nostro per incuriosire a questa serie. Io ti do un abbraccio, Stefano. A te, alla prossima. Grazie, ciao. Grazie.